Quanto costa costruire una casa da zero, cioè partendo dal terreno che poi diventerà il nostro giardino? Bene, siamo arrivati al 54esimo video e podcast. Oggi affrontiamo qualcosa che normalmente, è difficile, diciamo, anche da quantificare, quindi ho voluto standardizzare, insomma, una casa non grande, una piccola villetta, se vogliamo, con 100 metri quadri di superficie interna con un giardino. Di una media provincia italiana cambia moltissimo, devo dire, il costo di costruzione da nord a sud. A sud è più economico e al nord invece incide tanto anche la manodopera e in alcuni casi i materiali. Dipende, perché poi se determinati materiali li compri a Leroy Merlin o con grandi store di costruzioni, dipende. Poi dipende da chi costruisce, se vuoi farlo tu impegnandoti a farlo, se lo sai fare chiaramente, oppure, ma è la scelta migliore, affidarti a un costruttore. Ma vediamo quali sono i punti da dover prendere in considerazione. Intanto il terreno, devi scegliere un terreno che ti piace. Semmai io consiglio sempre in una zona dove ci siano altre villette, per avere comunque dei vicini e anche per una questione di sicurezza, a meno che tu non costruisci il villone e c'hai la tua sicurezza personale nella villa, ma stiamo facendo un esempio appunto per un pubblico molto ampio. E chiaramente devi parlare di un acquisto. Mediamente in Italia può incidere, scusami, dai 400 a 600 euro al metro quadro il terreno. Ripeto, vorrebbe dire vicino a un centro di una piccola cittadina, sto prendendo in considerazione. Poi lo trovi anche a 200, lo puoi trovare anche a 1000 euro al metro quadro se parli di lotti particolarmente interessanti o sulle isole. Per esempio, i terreni costano di più perché chiaramente lo spazio è di meno. Quindi questa può essere, diciamo, l'incidenza del terreno. Poi se è panoramico, se è sconnesso, se è pianeggiante, se bisogna farci dei lavori per poter poi fare le fondamenta della casa. Quindi sono tante le variabili. Ripeto, io ti do dei concetti, ma va approfondito col tuo tecnico, col tuo geometra direttamente sul posto, chiaramente. Quanto costa edificare una casa? Anche qui. Ma non c'è, diciamo, un minimo e un massimo, per la verità. Siamo riusciti a realizzare case tra i 600 euro al metro quadro, finita. Abbiamo fatto case che ci sono costate 3.000 euro al metro quadro. Perché tutto ciò? Perché dipende dalla qualità di costruzione. Dipende, per esempio, se al mare è in montagna costa molto di più, perché bisogna coibentare bene la casa, quindi si usa l'anavetro, si usa un tetto spiovente, si usa un isolamento maggiore per appunto isolarsi dal freddo e non avere poi in futuro chiaramente il costo del riscaldamento. Quindi sono scelte molto molto particolari e chiaramente dipende dai materiali. Pensa che ne so, un bagno con mattonelle di bisazza può costare anche 300 euro al metro quadro, mettere quei mosaici molto belli. E i pavimenti dai 5 euro, 7 euro che trovi da Leroy Merlin ai 200 euro. O il parquet, stessa cosa, messo in opera perfettamente, ha un costo chiaramente rilevante. Tutto dipende da come vuoi fare bella casa tua e chiaramente che portafoglio hai. Ricordati sempre che qualunque cosa personalizzata farai potrebbe non essere apprezzata poi in futuro da terzi, quindi potrebbe non essere apprezzata da chi comprerà fra 10 anni casa tua. Quindi cerca di essere abbastanza neutrale, a meno che c'hai tanti soldi e ti fai la casa come vuoi e non ti poni il problema che un domani te l'andrai a rivendere. Questa è chiaramente una scelta che puoi fare. Hai degli oneri, passiamo al terzo punto, hai degli oneri di urbanizzazione, hai degli oneri di costruzione, te lo semplifico, hanno un nome particolare, ma io per semplificare ti dico questo, che mediamente vanno sui 140 euro al metro quadro, mediamente tra nord, centro, sud, che dovrai pagare al comune nel momento in cui ti verranno rilasciate le licenze, appunto le licenze di costruzioni. Questo è molto importante per te saperlo, perché ti permette di capire, e sommando tutte queste voci che abbiamo visto fino adesso,
quali saranno i costi da calcolare. Fai un buon business plan, perché poi dopo ti ritrovi con delle varianti che ci saranno, ma almeno parti dal fatto che sai che costa 200.000 euro, metti una variante in costo d'opera perché può succedere un imprevisto, e sempre un 10%, un 15% di margine in più chiaramente l'impresa ti potrebbe chiedere, perché tu semmai chiedi delle varianti, vivendo la casa, vedendo come si sta costruendo, semmai chiede di fare le modifiche. Quarto ed ultimo punto: per fare tutto ciò, a monte di tutto ciò, io dico anche a monte del fatto che tu compri il terreno, devi chiaramente coinvolgere l'architetto, l'ingegnere, il geometra, insomma i tuoi progettisti. I progetti si pagano a corpo o si pagano in percentuale sul valore del bene, e diciamo che possiamo stare nell'ambito di 130 euro al metro quadro, oppure paghi il progetto e poi dopo lo dai in esecuzione all'impresa. Molte imprese hanno all'interno dei tecnici, dei geometri, dei progettisti, dipende da te, chi conosci sul tuo territorio, semmai guarda qualche casa di qualche amico là della zona, guardi la qualità, guardi come si è sviluppata, diciamo, la qualità in quella casa del tuo amico dopo anni, perché la cosa non è importante vedere oggi come è fatta la casa, ma è importante vedere poi un domani come hanno detto quei tubi, come hanno detto quegli impianti e se gli impianti sono stati fatti bene. Questo è molto importante per te, per poterlo poi sviluppare e portarlo avanti nel tempo questo immobile, perché quando andrai a rivendere conserva sempre le autorizzazioni, le certificazioni, le fatture, le fotografie di dove sono gli impianti, perché ti potrebbero servire. Grazie ancora per aver ascoltato il 54esimo podcast e il conseguente video sugli investimenti immobiliari. Buona vita a te!